tutti. Come andiamo? Bene? Andiamo avanti, va, che è la migliore cosa. E oggi volevo condividere una cosa che mi era venuta ieri, di cui io non mi ricordo se avevo fatto un accenno in qualche video, comunque ho provato a cercare, non perché se dovrei cercare tutti i video che faccio qua su YouTube, alla fine sarebbe un pochettino un po' più macchinosa la cosa. Comunque avevo accennato io un qualcosa del genere, però mi era venuta ieri a cuore di condividere questa cosa qui, perché è una delle cose che credo tutti noi, tutto proprio nell'essere umano, nell'essere che siamo noi in questa carcassa qui, in poche parole, l'avvenimento più che altro che era successo quando Nicodemo era un fariseo, era un religioso, diciamo così, cioè la religione che c'era a quei tempi. E Nicodemo, che diciamo così, arrivato a un certo punto, lui si pone lui una domanda molto importante. E quindi che cosa fa Nicodemo? Va da Gesù e gli dice, Gesù, cioè gli pone lui questa domanda qua, gli fa: come faccio io ad entrare nel Regno dei Cieli? Ora, il Regno dei Cieli, diciamo così, teoricamente parlando, nella maniera religiosa, viene interpretato come un regno, diciamo così, che è fuori da questo mondo, un regno che, in poche parole, uno quando c'è. Questa qua è tutta una cosa parafrasata di Dante, di cui non ha niente a che fare con quello che stava dicendo Gesù, cioè con lo scopo principale che è venuto a fare Gesù. Quindi automaticamente mi è venuta a me questa domanda qui, molto molto importante. Nicodemo va da Gesù e gli dice: Gesù, io come faccio io ad entrare nel Regno dei Cieli? E Gesù gli dà una risposta bella, chiara e netta, di cui, diciamo così, automaticamente parlando, lui dice: devi rinascere, cioè bisogna nascere di nuovo, bisogna nascere di nuovo ed essere come i bambini, automaticamente. Cioè, teoricamente parlando, Gesù gli sta dicendo a lui, in maniera proprio papale, gli sta dicendo: tu a me mi stai facendo una domanda come se automaticamente la risposta è essere bambini, no? È la cosa più semplice che ci sia. Cioè, al momento stesso che noi ci sono delle pratiche religiose, diciamo così, un po' chiamiamole parafrasate, tipo come quando nascono nella religione cattolica, quando nascono subito gli fanno il battesimo. E questa è una cosa molto bella. Poi ci sono delle cose a livello evangelico dove, arrivata a una certa età, diciamo così, se tu vuoi accettare questa religione qua, ti devi immergere in una vasca e devi accettare, cioè, il discorso del battesimo, perché qua vanno a collegarsi tante cose. Il discorso del battesimo non è tanto il perdono dei peccati, perché il perdono dei peccati l'ha fatto lui una volta e per sempre, inchiodato alla croce e prendendo ogni peso, ogni responsabilità, ogni cosa, ogni cosa nostra. Lui l'ha presa, l'ha caricata su di sé. Difatti, nel film che aveva fatto Mel Gibson, che l'ha fatto proprio in una maniera straordinaria, che è proprio parafrasato proprio nella Bibbia, quel film lì, di cui l'attore addirittura, quando ha fatto il protagonista di Gesù, addirittura è diventata una persona completamente straordinaria proprio. E niente, stavo dicendo,
il battesimo viene interpretato, diciamo così, come una cosa che tu per fare questa cosa qua, tu per accettare questa cosa qui, per essere perdonato, automaticamente tu devi immergerti nell'acqua. E quindi mi viene in mente un'altra cosa, cioè, perché poi ragionando vengono fuori le cose in maniera straordinaria, perché non sono più io che parlo, ma il fatto stesso è che Nicodemo gli dice a Gesù, Gesù, io voglio nascere di nuovo, e Gesù gli dice no, e Gesù gli dice tu devi diventare come un bambino. Fatto stesso, chi ha figli mi capisce benissimo, i bambini quando sono piccoli, i bambini quando hanno 3, 4, 5 anni, 2 anni, 1 anno, 6 anni, fin quando, diciamo così, non arrivano a una fase adolescenziale dove completamente, i bambini quando vogliono qualcosa, i bambini quando stanno cominciando a perlustrare qualcosa, automaticamente aprono il frigorifero e prendono quello che vogliono. Non è come noi, diciamo così, che apro il frigorifero ma devo bere l'acqua, devo bere il tè, devo bere il latte, devo prendermi gli yogurt, cioè non si fanno ragionamenti. I bambini non hanno, diciamo così, tutta sta cosa. I bambini vanno a senso impulsivo, ok? Vanno ad immaginazione, ok? Loro immaginano tutto completamente. Io mi ricordo quando io ero bambino, avevo un'immagine di me stesso, delle mie emozioni, dei miei sentimenti, che proprio, guarda, una cosa completamente straordinaria. I bambini quando hanno questo senso qui di immaginazione, non è che dicono no, aspetta, ma io, è come se, faccio un'ipotesi banale, io mi compro l'ultimo tipo di BMW oppure una Porsche, ok? Il Signore mi dà la grazia, cioè il Signore mi fa avere a me sta Porsche qua di 50.000 euro, ok? E niente, e io, oppure non so, io me la compro, no? E comincio a pormi delle domande, no? Di cui non hanno né testa e né piedi. Cioè, io vado a prendermi una macchina di 50.000 euro, ok? Una Porsche, non so, ce ne sono di tante maniere. E mi comincio a porre delle domande su come io devo gestire io sta macchina qua nuova, e quindi cioè mi faccio tutta una serie di problemi, no? Tutta una serie di cose, tutta una serie di cose inutili, no? Ma se Dio a te ti ha dato se lui ti ha aperto quella porta qua, non automaticamente è lui che te la sta regalando sta cosa. Quindi mi viene in mente il ragionamento che stavo facendo prima sui bambini. I bambini non si pongono tutte queste domande qua. Loro io vedo mio figlio che automaticamente se prende il telefono, se prende quello là, quando era più piccolo prendeva quello che voleva, lo guardava, faceva di tutto completamente. Automaticamente i bambini quando cominciano a camminare si alzano in piedi e cosa fanno? Perlustrano qualsiasi cosa. La prima cosa che hanno, la acchiappano, la prendono in mano. Non sono come noi che ci facciamo tutta sta serie di problemi, tutta sta serie di cose qua, quando automaticamente è Dio che ti sta dando a te sta cosa qui, e quindi non serve a niente. Quindi vado a collegare il fatto su quello che stava dicendo, su quello che lui gli ha dato la risposta a Nicodemo, e gli sta dicendo: Nicodemo, automaticamente non ti creare tutti questi problemi qua, la cosa più semplice non è la pratica, ok? Cioè su come gestire sta cosa, la cosa più semplice è il perché tu devi gestire sta cosa qui. Quindi mi pongo io una domanda: se lui a me mi dà, non so, una cosa, io non devo andare a capire
ma come faccio? Ma così adesso ho sta cosa qua, è la prima cosa che devo fare, è la prima cosa che cioè, non mi faccio prendere io dall'euforia, diciamo così, di avere sta cosa qui, e quindi automaticamente cioè, non mi pongo io queste domande qua. Ma se io ho sta cosa qui, ed è lui che me la sta dando, quindi va a collegare il fatto: io ho sta cosa qua, perché ho questa cosa qua? Se è una cosa che a me mi serve proprio a livello, può essere materiale, finanziario, può essere di qualsiasi cosa, io non ne posso fare a meno, ok? E stessa cosa sono i bambini. I bambini, quando hanno qualcosa, hanno un senso dell'immaginazione straordinario, specialmente quando disegnano. Io rimango scioccato. Io vedo le stesse qualità che avevo io quando ero piccolo. In alcune qualità lui è un po' più, mio figlio è un po' più, posso dire, un po' più moderno, va. Però va a raggiungere il fatto che i bambini, quando c'è il senso di tutte queste cose qua che noi ci poniamo, noi delle domande, alcune volte non hanno né testa e né piedi. Quindi è inutile che ci facciamo prendere da tutto sto coso di va a collegare tanti avvenimenti, anzi, tra cui tutti gli avvenimenti, tutti i miracoli, tutte le cose che faceva Gesù quando era qua sulla terra, vanno a collegarsi sul fatto, ok, che non è tanto la pratica, non è la pratica, non compri tu un qualcosa con la pratica, non devi fare un favore a Dio. Dio non ha bisogno dei favori, Dio fa i favori, ok? Dio automaticamente ti fa tutti i favori che vuoi, non devi convincere qualcuno a farti i favori. Automaticamente va a collegare il fatto che quando noi lo accettiamo come padre, le cose completamente di come le vediamo noi, no? Di come le vediamo in maniera come se fosse una cosa che viene automaticamente detta, ma se noi lo vediamo come padre, ok? Viene trasformata la cosa in maniera, cioè la cosa viene completamente capovolta, ok? Va a di nuovo quel termine di, va a collegare il fatto di avere una connessione con lui in maniera automatica. Quindi, come i padri, e io sono padre, capisco benissimo quando ci sono i figli, tanto più, difatti, in alcune cose lui le diceva, tanto più, diciamo così, io farò per voi. Quindi è una cosa che, in poche parole, noi non possiamo neanche immaginare, non ci si può immaginare in un termine del genere, perché è come se lui sta dicendo: tu non devi pensare a nulla. Quindi va a realizzare il discorso che io, come figlio, automaticamente tu mi dai tutta la grazia che c'è, tutto quello che mi serve, quindi non sono io che devo gestire queste cose qui, ma le devi gestire tu, perché tu l'hai promesso. Quindi automaticamente è una responsabilità tua, è una responsabilità tua, non è una responsabilità mia. Non devo fare delle pratiche per riuscire a convincerti, non devo diciamo così automaticamente continuare a fare dei sacrifici per riuscire a convincerti, ma automaticamente io ho questa relazione con te che è una cosa automatica, che è dentro ed è dentro in ognuno di noi. Non è che diciamo così quella persona ce l'ha, l'altro no, l'altro sì, no,
lui non fa una scala gerarchica, cioè non ha di bisogno, lui automaticamente ci vede tutti uguali completamente. Fatto sta che magari farò ancora un altro video in alcune cose che vedevo su un documentario, e quindi che sono molto importanti, che noi dovremmo apprendere veramente, perché tutto è dentro di noi, e quindi automaticamente tutte le capacità, tutto quello che abbiamo, tutte le nostre conoscenze, tutte le nostre immaginazioni, perché quando il cervello comincia a lavorare, quando il cervello comincia a lavorare in maniera automatica con l'immaginazione, automaticamente noi abbiamo un processo che è straordinario completamente. Ci sono state delle persone al mondo, e ce ne sono anche tuttora, di cui anche noi, diciamo così, abbiamo queste capacità qua, perché ce le abbiamo tutti, ma quando noi cominciamo a lavorare con l'immaginazione, noi faremo cose, in poche parole, non dico straordinarie, ma di più. Comunque è tutto, è quello che mi stava veramente a cuore di dirvi, e ci vediamo al più presto. Ciao, vi voglio bene.